Scopriamo l'identità della più misteriosa ed affascinante amante di Giacomo Casanova, la monaca M.M. Giacomo Casanova è una delle figure letterarie storiche più affascinanti degli ultimi tre secoli. È diventato proverbialmente noto per la sua fama di seduttore d'amanti, ma non è stato solo quello. Uomo di eccezionale avvenenza e prestanza, nella sua vita è stato abate, dottore in legge, pare, giocatore d'azzardo, baro, imbroglione, imprenditore, ha introdotto il gioco del lotto in Francia. È stato agente segreto, letterato ed intellettuale, ed ancora molto altro. Casanova, a volte, si parla come un uomo di mondo contemporaneo, un signore colto che, a mio parere, ha qualche somiglianza con il ritratto che fa di lui Federico Fellini nel suo film. Anche la società nella quale vive ha riscontri con i nostri tempi. Pensiamo ad esempio al Casinò di Venezia. Mentre in altri momenti Casanova si comporta davvero criminale, anche per la sensibilità moderna, ed il mondo del quale ci rende spettatori è davvero un altro mondo. Le fonti tramandano e le sue ultime parole furono: Gran Dio e voi testimoni della mia morte. Ho vissuto da filosofo e muoio da cristiano. Sei tu témoin de ma mort. J'ai vécu en philosophe et je meurs en chrétien. Quello che sappiamo del suo vivere inimitabile è raccontato da Casanova stesso principalmente nella sua autobiografia Histoire de ma vie, messa all'indice dei libri proibiti della Chiesa Cattolica, la famosa lista nera, fin dalle sue prime pubblicazioni. La prima edizione integrale, il manoscritto originale, avviene appunto quando la lista nera cessa di esistere, negli anni 60 del secolo scorso, da parte dell'editore Brockhaus. In Italia abbiamo una bellissima edizione curata da Piero Chiara sul manoscritto originale che lui leggeva in fotocopia. Questa edizione è quella alla quale mi riferisco in questo video ed è quella che ho letto, sulla quale ho conosciuto Casanova. Senza l'opera del Casanova, narratore, storico, poligrafo anche, ma con lo sguardo esteso su tutta la sua epoca, noi non avremmo quell'immagine quasi precisa, pregnante, del Settecento che egli ha vigorosamente contribuito a costruire. Utilizzo anche lo stesso manoscritto che è stato comprato pare per la somma di circa 7 milioni e mezzo di euro e donato alla Biblioteca Nazionale Francese da parte di un mecenate che ha voluto rimanere ignoto. Il manoscritto è stato pubblicato interamente online, è considerato tesoro nazionale francese ed è un capolavoro letterario che appartiene al mondo. A parte questo, per preparare il video ho riletto la storia. Mi sono reso conto che è anche la storia d'amore tra due giovani in un mondo davvero fantastico e solo per questo merita di essere ricordata e raccontata, venendo al nostro video. Prima che mi venisse in mente di fare lo youtuber, seguivo gli youtuber. Uno dei miei canali preferiti era e rimane Vanilla Magazine di Matteo Ruboli. La storia di Casanova mi sembrava fatta apposta per il format di Vanilla Magazine e gli suggerì l'idea.
Mi sono rifatto vivo durante una live e questa volta Matteo ha riconosciuto che era una buona idea. Luigi, ciao Matteo, mi hai detto parlo di Casanova. Hai ragione Luigi, guarda, è gennaio-febbraio che torno in Italia di nuovo, andrò a Venezia e farò diversi video, sì, perché devo fare sicuramente uno, quindi ci andranno dietro altri e mi piacerebbe fare qualcosa anche su Casanova, sicuramente. Dopo qualche tempo ha pubblicato questo video. Il video è ben documentato, ma purtroppo non è davvero ben documentato. Senza scendere nei dettagli, la cosa che lascia più perplessi è la facilità con la quale Matteo Ruboli identifica la più famosa e misteriosa amante di Casanova, la mitica monaca M.M. A Venezia si invaghì di una certa Caterina Capretta, ma la fama di Giacomo lo precedeva e i genitori della ragazza la portarono nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Murano per sottrarla alle sue attenzioni. Testardo com'era, proseguì il corteggiamento anche fra le mura della chiesa, ma si imbatté in una suora bellissima e ne divenne l'amante. Nell'histoire la indicò con le iniziali M.M., pseudonimo di Maria Morosini, discendente di una delle più potenti famiglie veneziane. Nessuno al mondo sa chi è MM. Il mitico Ruboli ha semplicemente citato il nome di quella che ai Casanoviani oggi sembra essere la più probabile MM. Non solo. La chiesa di Santa Maria degli Angeli a Murano, che Matteo Ruboli menziona, non è il luogo dove Casanova incontra MM. La chiesa è edificata sul luogo dove c'era il monastero di Santa Maria degli Angeli. È stato appunto il vero luogo dell'incontro. Il monastero è stato distrutto nel 1810 dal regime di Napoleone, insieme ad altre 70 chiese veneziane. Le monache agostiniane che vivevano lì furono disperse. Il regime di Napoleone a Venezia ha avuto influenza nella storia della letteratura. Non solo ispirò Foscolo per i sepolcri, e le ultime lettere di Jacopo Ortis, ma indirettamente ha toccato anche il mistero di MM, disperdendo molto probabilmente gli archivi del monastero che ci avrebbero consentito la certa identificazione della nostra eroina. Ebbene, questo video si propone di identificare MM, o meglio di presentare gli indizi più probabili per identificare quella che Piero Chiara ha definito l'inafferrabile MM. Per catturare la vostra attenzione è necessario accennarvi alla relazione di MM con Casanova, una storia davvero romanzesca, un capolavoro all'interno del capolavoro. Quando, leggendo, arrivate a questo punto, non riuscite più davvero a smettere. In quel periodo Casanova viveva a Venezia, ospite del patrizio evangelico Matteo Bragadin e di altri due patrizi veneziani, Marco Barbaro e Marco Dandolo, che lo mantenevano e che lo manterranno per quasi tutta la sua vita. Casanova, allora violinista al Teatro San Samuele, aveva soccorso e pare salvato la vita dell'anziano Bragadin. Casanova suggestionava questi nobili uomini veneziani, che erano appassionati di cabala e occultismo, raccontando che era un mago e che aveva contatto con uno spirito che chiamava Paralis. Ha una relazione con la giovanissima Cicci, la cui identificazione pare certa con Caterina Capretta, una giovinetta di 14 anni, e la mette incinta. Cicci ha un aborto e la famiglia, alla fine, la mette a collegio nel monastero di Murano. Casanova, giovane ed avvenente, innamorato, per rivedere Cicci, inizia a frequentare la messa nel monastero di Murano. Un giorno, una friulana, una donna del popolo, una serva, passa un biglietto. Questo momento è ritratto all'inizio del Casanova di Fellini e potete vedere anche nel manoscritto quanto Casanova riporta del biglietto.
senza spoilerare troppo la trama. Nel biglietto Casanova legge che una monaca del monastero voleva conoscerlo. Casanova diventerà amante di questa splendida monaca bionda, M.M., e si vedranno in gran segretezza in una elegantissima alcova, un casino a Murano. Casanova, insieme a M.M., fa l'amore anche con la giovanissima Cici, che era diventata amante lesbica di M.M. nel monastero. Da un foro nella parete, come un guardone, assisteva alle incredibili performance sessuali del nostro avventuriero, l'ambasciatore francese a Venezia, François Joaquin de Pierre de Bernice, che, come vedremo, è fondamentale per identificare M.M. François de Pierre de Bernice era anche egli amante di M.M. Per intrattenervi, per fare visualizzazioni, a questo punto è necessario raccontare il modo particolare di fare l'amore di Casanova. Questo particolare stile, Casanova lo descrive proprio raccontando gli incontri con M.M. e C.C. Casanova non si accontentava di avere un orgasmo o due, ma andava avanti ad oltranza fino a che non aveva un'ultima eiaculazione sanguinosa. 1. Olé! 2. Olé! 3. Olé! Eccetera, eccetera. Casanova smetteva di fare l'amore solo quando aveva questa eiaculazione sanguinosa. Lo chiamava il sigillo del sangue. È l'unica volta che ho sentito parlare di questo particolare modo di fare l'amore. Probabilmente il sangue proveniva dalla rottura traumatica di vasi sanguigni durante l'ultima e forzata eiaculazione. Questo fatto impressionava M.M. ed il suo amante, l'ambasciatore François de Pierre de Bernis, gli diede anche dei bizzarri consigli medici, adeguati all'epoca. Per secoli, i lettori e gli appassionati di Casanova, cosiddetti casanoviani, sono interrogati su chi fosse questa monaca inafferrabile. M.M. è inafferrabile perché mancano le fonti certe e perché Casanova, che è la fonte principale, anzi l'unica, ha cercato di nascondere l'identità della sua più fantastica amante. Ha steso poi la memoria della sua vita in diversi periodi e a volte fa confusione. In certi momenti ci parla un giovane uomo nel pieno delle sue forze, a volte ci parla un vecchio con solo tre denti in bocca, carico di curiosi rimpianti e dubbi. I casanoviani hanno presentato diverse identificazioni contrastanti e, paradossalmente, nessuna coincide con quanto racconta Casanova nel suo manoscritto. Nessuna identificazione poi coincide con quella che plausibilmente dovrebbe essere M.M. secondo il racconto e quello che sappiamo della società del tempo. Io oggi finalmente do un nome a questa mitologica creatura. M.M. si chiamava Maria Matilde. M.M. sta per Maria Matilde, o Matelda, o Matilde con l'H. Non è possibile stabilirlo con esattezza perché Casanova, che scriveva le sue memorie in francese, a volte francesizzava i nomi. Come mi è stato possibile stabilirlo? Ripeto, l'unica fonte di questa meravigliosa storia è il manoscritto. Piero Chiara ha steso la sua traduzione italiana basandosi sulle fotocopie del manoscritto che ha studiato meticolosamente, creando un impressionante corredo di note, indici e concordanze con il testo originale. Piero Chiara ha riportato nelle note quello che Casanova cancellava con una riga. Casanova stesso poi una volta ha dimenticato di cancellare il nome in questione. Piero Chiara, che prima di me nelle note indica il vero nome di M.M., poi però
paradossalmente, conclude anche lui con una identificazione dubbia. Vediamo le prove di quanto dico. Questa è la prima prova. Questa è la prima volta che appare il nome Matilde. Si tratta di un capitolo importante. Uno degli eventi più famosi della vita di Giacomo Casanova è la fuga dal carcere dei Piombi. In questo capitolo, Casanova racconta le circostanze del suo arresto. Siamo a Venezia, proprio nel periodo del ménage à quatre con Maria Matilde. Casanova era stato avvertito dal suo protettore Bragadin, ma lui non fugge per dimostrare la sua buona fede. Le circostanze dell'arresto, raccontate nel manoscritto, gli forniscono indirettamente degli indizi utilissimi, indispensabili all'identificazione di Maria Matilde. Come ho detto prima, Casanova visse 3 secoli fa in un mondo che per molti aspetti era radicalmente diverso dal nostro. Casanova viene arrestato ed imprigionato nel carcere dei Piombi, senza che gli venga detto di che cosa era accusato, senza processo, senza avvocato, in uno stato di polizia nel quale tutti si spiavano e riferivano agli inquisitori. Lo stesso Casanova, quando rientra a Venezia, dopo 18 anni in giro per l'Europa, dopo la sua fuga dai Piombi, farà la spia, confidente ordinario per la Serenissima Repubblica Veneta. Questo aspetto totalitario della Repubblica Veneta, come vedremo, è importante indirettamente per l'identificazione di M.M. Non corrisponde ai fatti giuridici l'affermazione del nostro Matteo Ruboli che motiva l'arresto di Casanova proprio a causa della sua relazione con M.M., identificata con Maria Morrosini. Nella notte fra il 25 e il 26 luglio del 1755, i gendarmi lo arrestarono e lo rinchiusero nei Piombi, la prigione collegata a Palazzo Ducale. Casanova era un individuo socialmente pericoloso e in via ufficiale la detenzione era il frutto di alcuni presunti versi antireligiosi da lui diffusi. In realtà è probabile che la famiglia Morrosini pressò l'Inquisizione per porre fine allo scandalo delle sue avventure in convento. Se così fosse stato, negli archivi dell'Inquisizione avremmo ritrovato le relazioni da parte delle spie degli inquisitori, le cosiddette riferte, circa un fatto così scandaloso, ma non ne viene fatta menzione. Non ne viene fatta menzione purtroppo, perché in tale caso avremmo potuto identificare facilmente M.M. Piuttosto, a quanto ne so, le riferte relative al suo arresto coincidono con quello che Casanova racconta. Le accuse che sono mosse a Casanova suonano abbastanza paradossali al nostro vecchio, ma hanno un senso nella Serenissima Repubblica. Casanova era un occultista e lo dimostravano i libri che teneva e che sono riferiti dalla spiata di questo Mannuzzi. I rapporti che aveva con i 3 eccentrici patrizi provavano che era un imbroglione. Era un satanista, perché quando giocava nelle bische e perdeva, esclamava porco diavolo, ovvero bestemmiava il suo dio. Probabilmente era un massone, e così discorrendo. In realtà Casanova era un personaggio discusso a Venezia, scandaloso, e per questo molto probabilmente era stato attenzionato dagli inquisitori. L'abate Pietro Chiari, un commediografo che oggi viene ricordato solo per essere stato in polemica con Carlo Goldoni, offre un ritratto satirico di Casanova, celato sotto il nome di Vanesio, e ci aiuta a capire come il nostro Casanova fosse considerato nella società veneziana. C'era, tra gli altri, un certo signor Vanesio, disconosciuta e per quanto dicevasi non legittima estrazione. Casanova pare fosse figlio illegittimo del patrizio Michele Grimani. Ben fatto della persona, di colore olivastro,
di affettate maniere e di franchezza indicibile che pretendeva di farmi da Cicisbeo. Ma non aveva il primo principio per essere amabile, era costui uno dei fenomeni dell'atmosfera civile che non si sa come splendano, voglio dire, come facciano a vivere. E vivere signorilmente, non avendo né terre al sole, né impieghi, né abilità che lo ordino quella onorevole sussistenza che in essi si deve argomentare dal loro vestito. In breve, parafrasando, Casanova era elegantissimo, ma non si capiva come un tizio così elegante potesse mantenere un tale tenore di vita, perché non aveva beni al sole, né un impiego, né capacità che potevano giustificare la possibilità di mantenere quel tenore di vita. Invasato costui dal fanatismo di cose oltremondane straniere, non aveva in bocca che Londra e Parigi, quasi che fuori di quelle due illustri metropoli non ci fosse più mondo. Di fatto, egli ci aveva dimorato qualche tempo, non so in quale figura né con quanta fortuna. Londra e Parigi doveva entrare in ogni discorso suo. Londra e Parigi era la norma della sua vita, dei suoi abbigliamenti, degli studi suoi, e vale a dire in una parola delle sue stolidezze. Stolidezze devono essere le sue scemate. Non faceva altro che parlare di Londra e Parigi, dove c'era stato, non si sa in che modo e con che fortuna. Sempre polito quanto un narciso, sempre pettoruto e gonfio come un pallone, sempre in moto, come un mulino, gli faceva un'occupazione continua di cacciarsi dappertutto, di fare a tutti il galante e di adattarsi a tutte quelle circostanze favorevoli che gli fornivano qualche mezzo, o di far denari o di far fortuna in amore. Con l'avaro faceva da alchimista, con le belle faceva da poeta, col grande faceva da politico, con tutti faceva di tutto. Casanova se la prese moltissimo per questa satira, che però effettivamente rende alcuni aspetti del leggendario avventuriero veneziano. Casanova si comportava in un modo che gli antichi greci avrebbero definito polipragmatico. Ora che abbiamo visto la prima prova, il nome Matilde, cerchiamo la seconda prova, quella fondamentale. Leggiamo il nome Maria Matilde sotto questa cancellatura. Sopra la cancellatura, Casanova corregge proprio con MM. Non solo, l'attribuzione a questa Maria Matilde, cancellato MM, è inserita nell'appropriato contesto. Enrichetta a Parma, Maria Matilde, MM a Murano. Questo brano è riferito agli eventi successivi, il fantastico imbroglio che Casanova fa con la Madame d'Urfey. Anche questo episodio è descritto liberamente da Federico Fellini e meriterebbe di essere raccontato, ma non ho il tempo. Veniamo alla terza prova. Questa è la prova che Maria Matilde era monaca al monastero di Santa Maria degli Angeli. Casanova, nel suo peregrinare, dopo la fuga dei piombi, dopo anni, reincontra a Roma François de Pierre de Bernis, che era stato amante di MM e, come abbiamo accennato, spiava le sue performance sessuali. François de Pierre de Bernis, che prima a Venezia era stato ambasciatore di Francia, adesso lo ritroviamo cardinale. Casanova mette al corrente l'amico e protettore di un'avventura che aveva avuto a Chambéry in Francia con una monaca, cose di MM. Una storia sulla quale anche qui non ho il tempo di divagare, ma ne varrebbe la pena. Casanova racconta che la monaca MM di Chambéry era identica ad MM, tranne che per il colore dei capelli, che la francese aveva scuri. Casanova ricorda lo stupore di sentire la sosia parlare in francese e rimpiangeva il familiare dialetto veneziano della sua MM. François de Pierre de Bernis ascolta divertito
e dice che avrebbe scritto quella storia, avrebbe inviato una lettera, nota bene, alla monaca del monastero di Santa Maria degli Angeli. Ancora una volta una cancellatura del manoscritto. Casanova cancella monastero di Santa Maria degli Angeli e vi scrive sopra MM. Una traccia interessante per scoprire l'identità dell'inafferrabile MM sarebbe appunto un'indagine negli archivi del monastero di Santa Maria degli Angeli. Come ho detto prima, non esiste più quel monastero. È stato distrutto durante il regime napoleonico. Per cercare di identificare MM, ho iniziato le mie indagini controllando se fosse rimasto qualche atto. Ho contattato il Patriarcato di Venezia, ovvero l'Arcidiocesi di Venezia, l'ufficio dell'Arcivescovo di Venezia. Padre Paulet mi ha rimbalzato al Ministero dei Beni Culturali e molto gentilmente l'archivista Andrea Pellizza mi ha inviato questo file PDF che contiene l'indice di tutti gli atti relativi al monastero di Santa Maria degli Angeli. Purtroppo le registrazioni si interrompono al 1600. Casanova incontra MM quando lui aveva 28 anni, nel 1753, e la ragazza 22 o 23. Insomma, un secolo e mezzo dopo. Per avere maggiori informazioni, probabilmente dovrei recarmi presso l'Archivio di Stato o presso il Patriarcato di Venezia personalmente, ma non ho avuto la possibilità di farlo all'epoca, anche non solo per via del Covid. Da mail non sono riuscito ad avere altre notizie. Adesso vediamo di demistificare le false piste battute dai casanoviani. Tutte le identificazioni di MM che i casanoviani hanno ipotizzato non hanno alcun fondamento e sono addirittura contraddittorie. Alcune precisazioni. Non è chiaro se Maria Matilde sia il nome da religiosa di MM, Suor Maria Matilde, oppure sia il suo vero nome. Entrambe le ipotesi si equivalgono. Casanova, quando incontra MM per la prima volta, rimane stupito nel sentire il nome della sua famiglia, eppure MM non doveva provenire da una famiglia nota. Perché? Perché Maria Matilde e Giacomo non si vedono solo nel casino di Murano, ma anche in giro per le bische veneziane. MM passeggiava con Casanova anche vestita da uomo. Se MM fosse stata una ragazza in qualche modo nota, ad esempio la figlia suore di un'importante famiglia veneziana, a passeggio con un personaggio discusso come Casanova in una bisca, le spie degli inquisitori lo avrebbero senza dubbio notato, ma a quanto mi risulta non esiste alcuna riferta che tratta fatti del genere. Durante la loro romanzesca relazione, Casanova, al dubbio, MM si prostituisse. Senza spoilerare la trama, se MM fosse stata nota, ancora una volta un fatto così scandaloso, la figlia di una famiglia patrizia veneziana, monaca, che si prostituisce, sarebbe stato inevitabilmente riferito agli inquisitori. Ma a quanto mi risulta non esistono atti del genere. Forse l'ambasciatore di Francia, l'amante di MM durante la sua relazione con Casanova, in qualche modo protesse la monaca e tutta la loro tresca, ma pare strano che non esista comunque alcuna relazione di fatti. Del resto anche François de Pierre de Bernice era spiato ed esistono riferte che ci tramandano dove fosse il suo casino. Il fatto che MM, sebbene nota ed importante, non fosse stata menzionata nei fascicoli dell'Inquisizione per evitare scandali, per convenienza politica o altro, è irragionevole. Anche il protettore di Casanova, il vecchio patrizio Matteo Bragadin, che fu lui stesso inquisitore di Stato, subì un processo perché sospettato di aver avvelenato il fratello. Le indiziate dei casanoviani sono tre. Maria Lorenza Pasini. MM viene identificata con Maria Lorenza Pasini,
chiamata Maria Maddalena, monaca al convento di San Giacomo di Galizia. L'identificazione lascia moltissimi dubbi, come tutte quelle proposte, perché il nome Maria Lorenza o Maria Maddalena non coincide con Maria Matilde. Il convento di San Giacomo di Galizia non coincide con il monastero di Santa Maria degli Angeli. Maria Lorenza Pasini era però, a quanto si legge, una donna del popolo ed avrebbe potuto passare inosservata agli occhi delle spie dell'Inquisizione quando accompagnava Casanova. Maria Eleonora Michiel. Questa è l'attribuzione di Piero Chiara nella sua edizione. Questo è l'articolo della rivista Casanova Gleason, nel quale appare lo studio che ci spiega perché Eleonora Michiel MM pare che sia fondato su ricerche negli archivi del Patriarcato di Venezia. Non sono riusciti a sapere dal Patriarcato di Venezia se questa ricerca è stata fatta veramente. Anche questa identificazione lascia spazio a dubbi perché Maria Eleonora non coincide con Maria Matilde. Anche la famiglia Michiel, dal quale proveniva questa Maria Eleonora, era una delle 12 famiglie evangeliche. Qualsiasi pettegolezzo su Casanova ed una ragazza così nota, come ho detto, sarebbe molto probabilmente arrivato agli inquisitori, riportato nei verbali dell'arresto o altrove. In questo caso però Maria Michiel coincide con gli iniziali MM. Marina Maria Morosini. Questa è l'attribuzione più recente che segue anche Matteo Ruboli. Cor MM era Marina Maria Morosini, nata nel settembre 1731, figlia cadetta di Domenico Morosini e di Maria Vittoria Renier. Entrata nel monastero di Santa Maria degli Angeli il 6 settembre 1739, divenuta suora nel 1748 col nome di Maria Contarina. Il nome Marina Maria Morosini non coincide con Maria Matilde. Il nome da religiosa, Suor Maria Contarina, non coincide nemmeno vagamente con le iniziali MM. Marina Morosini era figlia di un Domenico Morosini. I Morosini erano una delle 12 famiglie apostoliche di Venezia e Casanova non avrebbe mai potuto frequentare una ragazza del genere senza dare scandalo alle spie dell'Inquisizione. Chi era quindi MM? A questo punto abbiamo tutti gli elementi per capire come identificare MM. Vi lascio 10 secondi di tempo per vedere se riuscite ad avere il mio medesimo colpo di genio. Avete indovinato? Se non avete indovinato, volete tentare di dimostrare voi stessi di essere intelligenti come me, interrompete il video qui e tornate per confrontare la risposta. Altrimenti, proseguiamo. François de Pierre de Bernis. Casanova è diventato davvero famoso solo dopo la sua morte, grazie alla sua straordinaria autobiografia. MM, purtroppo svanita, consumata, annegata nel tempo. Invece François de Pierre de Bernis è stato sotto i riflettori della storia. François de Pierre de Bernis è stato ambasciatore, ministro, cardinale, ha avuto un ruolo importante nella politica estera francese ed è stato testimone della rivoluzione francese, nella quale ha avuto anche un ruolo minore. Ha conosciuto i re di Francia e i papi. Il suo cuore è seppellito nella chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma. E cosa voglio dire? Voglio dire che gli archivi di Stato sono ricolmi di carte che lo riguardano. Mi sono detto, deve esistere un fondo François de Pierre de Bernis a Venezia, deve esistere un fondo François de Pierre de Bernis in Francia, deve esistere un fondo François de Pierre de Bernis in Vaticano o negli archivi dello Stato italiano. Se in questo ipotetico fondo esiste qualche lettera o qualche indicazione che collega il François de Pierre de Bernis
con una monaca, Maria Matilde, del monastero di Santa Maria degli Angeli in Murano, è possibile per la prima volta far emergere un elemento chiaro circa l'identificazione della misteriosa MM. Pare che nessuno ci abbia pensato. Hanno collegato MM con chiunque, ma non sono stati capaci di leggere quello che Casanova ci ha scritto. Ho iniziato a battere questa pista. Ho chiesto al Patriarcato di Venezia se esisteva un fondo di documenti relativi a François de Pierre de Bernis, ma questa volta non ho avuto risposta. Questo non vuol dire che non esistano delle carte. Ho chiesto di nuovo all'Archivio di Stato e questa volta non ho avuto risposta. Questo non vuol dire che non esistano delle carte. Ho indagato presso gli archivi vaticani e padre Grilli mi ha molto gentilmente risposto. Una risposta purtroppo negativa. Questo non vuol dire che non esistano le carte. Chiesto all'archivio di Stato francese. E, con mio enorme piacere, ho scoperto che l'archivio di Stato francese è tutto digitalizzato e, come supponevo, esiste appunto un fondo de Bernis. Il signor Thierry Pin mi ha fornito il link che lascio in descrizione. Ho compiuto una ricerca su questo fondo con la medesima facilità con la quale si fa una ricerca su Google. Chapeau agli archivi di Stato francesi. Purtroppo non ho trovato nulla, ma ancora non vuol dire che non esistano documenti. Per quanto riguarda le carte familiari, il motore di ricerca nota. Per quanto riguarda gli archivi di famiglia, purtroppo sono dispersi e solo alcuni resti fanno parte di questa collezione. Possiamo solo deplorare il fatto che archivi di così grande interesse per la conoscenza della nostra storia del XVIII secolo sono stati distrutti a solo beneficio dei commercianti di autografi. Ed è vero, io avevo appunto trovato un autografo del De Bernis su eBay. Più in là di così non sono riuscito ad andare. Sono sicuro di essermi avvicinato ad MM più di chiunque altro sino ad ora nella storia. Sono sicuro che la strada che sto indicando è quella giusta. Bisogna cercare tra i collezionisti di autografi e accedere personalmente agli archivi di Stato e Vaticani, che molto probabilmente nascondono qualche atto che potrebbe essere davvero importante per la nostra ricerca. MM non è più inafferrabile, ma adesso la stiamo sfiorando. Ditemi ora di ritirarmi, signor Olivo. Signora, signorina, cavaliere, care bambine. Addio, Casanova!